Oggi inauguriamo la prima edizione del premio Artemide presso Bauhaus Home Gallery, una retrospettiva artistica che unisce solo artiste donne con lo scopo di esaltare il loro talento e la loro creatività in un mese che è dedicato alla donna. La stanza del figurativo raccoglie una serie di opere di pittura, scultura, fotografia e video art. Le stesse sono state scelte pensando ad un rapporto dialettico tra loro in un continuum narrativo. La stanza inizia proprio con l'opera di Isabella Borrione, che è un omaggio alla divinità Artemide e guarda la mitologia. Continua con l'opera di Orsola Biaggini, collocata al centro della stanza come una pala d'altare, che è un omaggio alla femminilità violata. Il percorso espositivo è stato articolato scegliendo le opere su tematica libera, quindi guardando proprio ad un rimando iconografico che collega le une con le altre. Il percorso continua con una serie di opere che mostrano una panoramica di volti di donna che guardano sia alla pop art ma anche alla tradizione pittorica del passato, nello stile e nella tecnica. L'opera di Maria d'Aloiso è stata volutamente scelta poiché collocata specularmente, quindi all'opposto in questo rapporto dialettico tra le opere, con quella di Isabella Borrione. L'artista riprende i miti del passato, anche lei, ma li traduce questa volta in chiave pop attraverso l'utilizzo del collage. La scultura di Jessica Ielpo, unica artista presente in questa sezione artistica, è la chiave di volta che poi ricollega alle opere in bianco e nero, altra sezione della stanza del figurativo, che si aprono con i tre pannelli sul legno di Elena Bisoglio, artista dell'Accademia di Brera, che ospitiamo in esclusiva qui a Premio Artemide a Bauhaus Home Gallery. La sezione fotografica è riservata a Noemi Passarelli con il progetto Kumara, che esplica il suo mondo, la Calabria, e ci mostra una serie di volti di donne appartenenti alla sua terra, Valentina Simonetto, e in ultimo, come video artist, ospitiamo Miriam Modena dall'Accademia di Torino di Santa Giulia. La stanza dell'astratto si articola in un percorso espositivo che guarda molto all'accostamento cromatico, un trionfo di colori che mettono in luce la sensibilità della donna in una dimensione pittorica dove viene abolito completamente la figura. Le opere pittoriche della stanza astratta sono state scelte guardando alle diverse tecniche di esecuzione delle stesse. Ad esempio Rachele Tofanelli, che utilizza resine e pigmenti colorati per la realizzazione di opere d'arte che guardano anche al design. Malgorzata Pindel, l'unica artista polacca presente insieme a Cristina Smeraldi, fanno un uso dell'astratto più pastoso e materico. Abbiamo invece un'esplosione di colori nelle opere di Loredana Maffei, artista pugliese, in cui è presente
tutto il colore della sua terra. E in ultimo le opere di Patrizia Schettino, che vengono realizzate attraverso l'utilizzo di piante ed elementi naturali che si vanno a mescolare all'utilizzo del colore. All'interno della mostra collettiva Premio Artemide anche due uomini che omaggiano le donne, l'artista Riccardo Pagano e Marco Polo Rivera, che ospita in The Kitchen, la sua mini personale. La cucina solitamente è il regno di una donna, questa volta noi l'abbiamo presentata in chiave pop, ribaltando ogni tipo di canone. Sono Soledad Agresti e sono l'artista che ha installato quest'opera, si chiama Mi piango il cuore ed è realizzata con fili di cotone che quindi realizzano, disegnano in aria il viso di una donna, della donna, il concetto universale della donna che sta piangendo, quindi offre all'occhio del mondo la sua debolezza, una debolezza che però si risolve in forza in quanto espone se stessa con le sue frustrazioni, le sue debolezze, e li fa diventare passione a tutto tondo. È situato in un bagno perché è nel bagno che le donne si rifugiano quando, e anche ho scoperto parlando con degli amici, anche gli uomini si rifugiano quando hanno i loro momenti di debolezza, vogliono avere un guscio protetto. Lei piange e le lacrime in un rivolo fitto scendono fino al suolo e disegnano a terra un cuore anatomico. Quindi mi piango il cuore perché la parola cuore viene dal latino, compone dal latino coraggio, cioè cor abeo, avere cuore. È questo appunto il modo in cui la debolezza della donna diventa qualcosa che invece è una forza, non è più un essere troppo sensibile, ma essere sensibile tanto da poter fare delle cose che altri non possono fare. Salve, buonasera, io sono Marco Rivera, sono ospite stasera al Premio Artemide, alla Home Gallery. Questi sono i miei dipinti, ovviamente, quelli che omaggiano comunque in un modo alla donna, comunque la bellezza della donna in tutte le fasi, sia non solamente la bellezza ma anche la forza. E i miei dipinti spesso, una cosa pure caratteriale mia, che divinizzo la donna, magari ci ho avuto sempre esempi di donne forti, coraggiose, anche questo si trasmette nella mia pittura, tra la vita di una donna e tutto comunque. La donna comunque c'ha questa cosa che partorire la rende, secondo me, comunque in un piano più divino all'uomo. Amici di Arte 24, siamo in conclusione di servizio. Ilaria, ancora complimenti da parte nostra. 30 secondi per chiudere. Premio Artemide è una mostra collettiva che si ispira alla divinità mitologica. Porta nel proprio DNA, infatti, quell'archetipo di donna fiera, forte della vita, emancipata e sdoganata dai luoghi comuni, ma che allo stesso tempo non rinuncia alla propria femminilità, così come la dea lunare, che è portatrice di luce e quindi di vita nelle tenebre.